Salve a tutti, sono Opti di Pura Fibra Italiana. In questo video vedremo che cosa può migliorare la Season 8. È un video molto serio, ci tengo molto a questo video, quindi guardatelo veramente fino alla fine, vi chiedo questo favore solo per questo video. E se vi va, iscrivetevi e attivate la campanella per non perdervi gli altri video e le altre live di questo canale, e soprattutto per avere la connessione del connessionato puro. Detto ciò, buona visione. Immagina, è la fine della stagione 2. Atterri in una zona sconosciutissima con i tuoi compagni. Lutti ogni cosa lasciando dietro questa merdina di arma. E ti dirigi verso la safe. Ogni player è spaventato da tutti gli altri player, che non fanno altro che camperare nei cespugli, sperando di trovare di cassa in cassa la loro arma preferita, l'oggetto più forte e più raro di Fortnite. Il cespuglio indossabile. Ogni volta che vedevi un cavaliere nero, le tue mani iniziavano a tremare. E sapevi che farti la cacchina nei pantaloni non era la cosa più umiliante in quella situazione. Speravi con tutte le tue forze di ottenere una vittoria royale. E nonostante fosse molto difficile, passavi ore e ore nelle code di Fortnite per giocare, per saltare subito da una partita all'altra. Non esisteva il rage quit. Andando velocemente da febbraio a maggio, una meteora ha colpito magazzino muffito, che fa anche rima. Così con la tua fighissima skin di John Wick che hai appena sbloccato, vai lì e ti butti per esplorare ogni cosa. La season 4, Pinnacoli Pendenti, verrà distrutta. Gli eroi che popolano la mappa di Fortnite. Omega che vuole avere la sua vendetta. Tutto è epico e fighissimo. Ma poi il dramma. La peggior season che sia mai stata rilasciata. A parere mio, la season 5. E non lo dico solo perché il mio canale in quel momento ha avuto un calo assurdo, inspiegabile, e praticamente non avevo più visualizzazioni né niente. E tuttora ne risento. Ma perché nonostante le diverse locazioni che la gente voleva vedere, le nuove skin che la Epic Games ha aggiunto e che la gente era felice di vedere, c'era una cosa che mancava. Il Double Pump. E non era da poco. Molti ce l'hanno ancora nei propri cuori. Moltissimi lo amavano, ma a quanto pare la mamma Epic non lo amava. Mamma Epic, infatti, amava utilizzare il codice supporta un creatore OctiPFI nello shop. Il Double Pump, infatti, era una roba da pro players. Bisognava avere la manualità e l'agilità di farlo. Certo, con un po' di allenamento, bene o male, ci si riusciva a farlo, non era poi difficilissimo. Ma la Epic puntava a rendere il gioco più randomico possibile, in modo che molti nuovi players, soprattutto scarsi, potessero divertirsi in quello che era il mondo di Fortnite. Infatti, l'obiettivo della Epic è quello chiaramente di invogliare quanta più gente possibile a giocare a Fortnite. E permettere a coloro che giocano da non moltissimo, con un pizzico di fortuna, di accaparrarsi la ricercatissima vittoria royale. Ma il gioco è cambiato radicalmente. Sempre per mantenere il gioco randomico, l'Epic Games inserì la Drum Gun e la P90. Ma parlando della Drum Gun, è stata una delle armi più forti di Fortnite. Tipo che è stata nerfata un milione di volte e poi l'hanno resa anche più rara, ma non importava perché tanto era fortissima lo stesso. Con l'arrivo della Season 7 poi abbiamo visto gli aeroplani, che fin da subito si sono dimostrati potentissimi. Io non li reputo una figata, ma so che sono odiati da tutti coloro che amano invece le intense e infinite build battle coi pompa. Gli aeroplani sono stati nerfati moltissime volte e nonostante siano stati resi anche più rari da trovare, non importa, perché comunque la gente li odia e li vuole mettere via, non li vuole più vedere. Tanto che addirittura si vocifera che la season 8 spariranno completamente. Secondo me sarebbe più corretto togliergli la mitragliatrice e lasciarli così come sono, oppure mettere la mitragliatrice sul retro, in modo che se sto guidando in direzione dei nemici, comunque il mitragliere che sta sul retro può mitragliare solo gli aerei che mi stanno inseguendo o cose del genere, non mitragliare quelli che sono i nemici davanti a me. Ma vabbè, non tutti saranno d'accordo con le cose che ho detto fino ad adesso, ma tutti, dico tutti, saranno d'accordo con una sola cosa. Fortnite è cambiato, ed è cambiato in peggio. Molti si sono stufati, molti giocano ad Apex, molti giocano a diversi giochi, molti ormai lo disprezzano, e c'è una spiegazione scientifica valida a tutto ciò.
Certo, secondo me c'è da considerare anche sempre quello che c'è di buono. Bisogna considerare sempre che figata sono i Rift. Che figata è stata l'evento del Re del Ghiaccio, l'evento di Marshmallow addirittura, che secondo me è l'evento più bello di tutto Fortnite. O lo scioglimento del ghiaccio che ha rivelato Picco Polare e l'evasione del prigioniero che ora sta tornando al suo potere. Dal punto di vista di io, che sono un creatore di contenuti, devo anche apprezzare quanto cavolo è bellissimo supporta un creatore, che è una cosa che moltissime case di videogiochi non ha fatto, invece che la Epic ha fatto per ringraziare tutti coloro che portano contenuti di Fortnite. Ma che cosa ha rovinato il gioco? Le scelte poco professionali della Epic Games? Sicuramente sì. Ma non solo. La vera rovina di Fortnite la tratteremo un pochino più avanti nel video. Adesso vediamo che cosa può fare la Epic nella Season 8 per andare a risolvere quelli che sono alcuni dei problemi di Fortnite in questo momento. Prima di tutto, rimuovere le torrette inutili. Seconda cosa, riportare sia la Thompson che il Double Pump. Terza cosa, riportare indietro le fabbriche. Riempire nuovamente questo pezzo di mappa con Hogwarts, perché non capisco perché Hogwarts sia stata tolta da lì e adesso è un posto completamente vuoto. Cioè, prima c'era una città, adesso è completamente vuoto, ma perché? Cioè, ho capito, ci hai messo lo stadio perché c'era l'evento dei calciatori, perfetto, una volta che hai tolto lo stadio rimetti Hogwarts, o almeno lasciami quello stadio che comunque non era male, e invece no, vabbè. Bisogna rimettere cespugli più alti come prima in modo da poter camperare all'interno dei cespugli. Bisogna smettere di distruggere questo maledetto edificio di pinnacoli, che diamine, e invece licenziare coloro che sono i costruttori o coloro che devono costruire all'interno di quest'altro edificio di pinnacoli, che è completamente ignorato da tutti, quando in realtà dalla season 1 o da quando è stato aggiunto pinnacoli, diamine, quell'edificio è sempre uguale. E soprattutto bisogna smettere di aggiungere gli esplosivi, che diamine. L'Epic Games sembra che adori gli esplosivi. Le C4, la TNT, il lanciagranate, e questo che fa esplodere, quest'altro e quest'altro. Addirittura lo stereo portatile era un cavolo di esplosivo, che semplicemente non era mascherato da esplosivo, ma cavolo, quello faceva, distruggeva tutte le strutture, diamine. Era un esplosivo quello, eh? Uguale. Pensavi tu, Epic, che non ce ne accorgessimo, invece. Perché, che poi, l'ultima aggiunta, l'ultimo esplosivo. Cavolo, che diamine di un accidenti è questa schifezza? Non riserverei mai spazio nel mio inventario per uno schifosissimo razzo bottiglia, cavolo. Preferirei usare il cecchino semiautomatico che faceva 60 di danni. O la revolvero, il mio piccone piuttosto. E tattico bianco no, invece, fa schifo tanto quanto il razzo bottiglia. Preferisco picconare la gente piuttosto che usare il tattico bianco. Comunque, la rovina di Fortnite siamo tutti noi. Siamo tutti noi che non capiamo la bellezza del gioco nell'insieme. E che non capiamo come mai questo gioco ci piaceva tanto all'inizio e adesso invece lo disprezziamo. Vi darò il mio parere, poi ci sarà sempre qualcuno che non sarà d'accordo con me. Ma io ve lo do lo stesso, e poi si sa che io ho sempre opinioni contrastanti con quello che pensano tutti. Agente Elite, bellissima skin, a me fa schifo. Ok, 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 hai qualche problema? Comunque, all'inizio di Fortnite eravamo tutti degli scarsoni. Nessuno sapeva giocare, buildare, fightare, tutti sapevano fare poco di un po' di tutto. La gente camperava in enormi fortini, la gente era contentissima di trovare un diamine di scardorato, perché sapeva che quello sarebbe stato l'oggetto che l'avrebbe portato alla vittoria. Ed era per questo che era divertente. Perché eravamo tutti scarsi uguali e tutti eravamo felici delle piccole cose. Contavano il divertimento, il gioco di squadra, gli enormi fortini a caso, le torri gemelle, il rianimare i propri compagni in pericolo. Ma poi col tempo c'è stato sempre qualcuno che era più bravo degli altri, il classico pro player. E così la gente, imitando e cercando di raggiungere questi pro player, ha imparato a buildare, a fightare, a lootare, eccetera, eccetera, nei modi migliori. Ma ditemi la verità, quanto felici siete adesso quando fate una kill piuttosto a quando lo eravate qualche stagione fa? Qualche stagione fa fare una kill era, cavolo, come vincere le Olimpiadi tra un po'. Un tempo una vittoria con 3 kill era una conquista sudatissima e difficilissima. Adesso invece è semplicemente un segno di imbarazzo che è meglio non far vedere i propri amici, perché chi se ne frega di una vittoria di 3 kill. Cavolo, non hai fatto 52 kill in duo, ma allora sei uno scarso. Ci paragoniamo sempre ai migliori, ai pro player, e se non impariamo a buildare come Mongrel o a usare la nostra furbizia come la usa Tfue, non ci sentiamo abbastanza, non ci sentiamo abbastanza se
giochiamo con la risoluzione normale. No, noi dobbiamo giocare con la strecciata per avere qualche vantaggio in più in game. Ma dico, dove sta il divertimento in tutto ciò? Quando l'ossessione di diventare il migliore prende il sopravvento, l'unica possibilità che tu ti diverta è quella dove tu effettivamente stai vincendo. Quello dove sconfiggi tutti, dove sei il più bravo. Ma questo chiaramente difficilmente accade. Tanta gente preso dalla frustrazione di non riuscirci abbandona il gioco odiandolo, perché non riesce a diventare ciò che i pro player sono diventati. Che poi sapete l'unica cosa che vi permette di vincere contro un pro player? Le cose casuali di questo gioco. È quel razzo lanciato dal vostro RPG che il nemico non ha trovato. È quel insieme di C4 che voi avete accumulato per tutta la partita e avete tirato contro i fighissimi building di Mongrel che vi permetteranno di sconfiggerlo. Queste sono le cose che effettivamente vi permettono di vincere contro chi è più forte di voi. Le cose casuali del gioco. Quelle che però tutti questi pro player infatti odiano. Perché guarda caso tutti i pro player odiano gli aeroplani? O comunque gran parte di loro odiano gli aeroplani? Perché guarda caso tutti i pro player si lamentano degli esplosivi? Perché rovina il vostro castello di 90s e di eccetera eccetera che avete fatto? Beh, scusate, ma io non ho 7 ore al giorno per poter giocare, per migliorare come fate voi in streaming su Twitch, che vi permette di campare e quindi di diventare i bravi che siete. E soprattutto non mi diverto, non mi diverto a fare i 90s, mi diverto a lanciarti una TNT alla base del 90s per farti cadere e farti morire col danno da caduta e farti bestemmiare perché dici, io che sono fortissimo sono morto perché quello sfigato ha lanciato una TNT e mi ha fatto esplodere. Questo lo reputo molto più divertente, non so voi. Tutte le cose casuali del gioco ormai vengono considerate poco divertenti, quando invece secondo me sono la cosa che ha reso divertente il gioco in sé. Vi immaginate la felicità di trovare lo scar dorato nella season 2? Ma cavolo, ma avevate vinto! Per voi la partita era finita lì, voi avevate già vinto. Mi ricordo un tempo dove la gente di Fortnite era amichevole, dove potevi ballare insieme a qualche nemico che avevi incontrato in qualche punto casuale assurdo della mappa senza che nessuno dei due si sparasse a vicenda. Mi ricordo di un tempo dove un pro player veniva sconfitto da un nabbo con un RPG camperato all'interno di un cespuglio, dove anche solo fare una o due kill era un'impresa assurda che ti portava figa a fiumi. Fortnite sì che era divertente quando nessuno lo sapeva giocare. Ora non so voi, ma io non mi diverto a subire una tripla ramp rush con i 90s che ti fanno prendere l'high ground per essere conato e poi trappato da un pro player con una skin del calciatore. Piuttosto passo la partita camperato tutto il tempo in un cespuglio con un cecchino e tiro la cecchinata finale che mi fa vincere, diamine, mi diverto molto di più. La rovina di Fortnite sono i player stessi che vogliono che il gioco sia perfetto e adatto solo a loro, di togliere tutte le cose casuali del gioco. Ma cavolo, ma se vuoi togliere tutte le cose casuali del gioco, vai a giocare a COD, che lì hai le armi, le hai già, quindi non è che puoi dire ma non ho trovato il pompa all'inizio allora ho perso. Ma cavolo, vai a giocare a COD, vai a giocare a, che ne so, un gioco dove parti già con tutto il loadout delle armi e fai quel cavolo che ti pare senza la fortuna. Perché giochi a Fortnite? Fortnite è un gioco che si è sempre basato sulla casualità e sulla fortuna, e se non ti piace più questa cosa della fortuna, delle cose randomiche, del loot che puoi trovare eccetera, fai a giocare a COD. Bisogna apprezzare il resto. Per questo su questo canale troverete teorie, segreti, stanze segrete, easter egg, misteri e tante altre cose che riguardano il lato bello di Epic, le cose interessanti. Senza chiaramente poi farci mancare la dose di rage quando vedo che esce il nuovo Battle Pass e fanno tutte skin schifose e io devo pure pagare 10 euro per shoppare quelle skin che sono veramente fatte col culo. Perché se vogliamo divertirci su Fortnite dobbiamo smetterla di voler fare le 1v1 su creativa e invece di andare a creare i castelli enormi su Fortnite nella mappa vera in una partita vera e con un cavolo di castello enorme vincere lo stesso la partita. Quello è il sogno. Bisogna divertirsi piazzando una trappola all'ingresso di una casetta e poi di andare a nascondersi tipo dietro un muro in quella casetta, aspettare che qualcuno passi nella nostra trappola per caderci e finirci secco. E non invece usare le trappole per andare a pushare, rampare, conare e trappare i nemici. Io so bene che questo video sarà inutile e che non cambierà nulla, anzi probabilmente susciterà l'hating di tutti quelli che si considerano pro player e che la sanno lunga su Fortnite, che probabilmente giocano dalla season
4, loro neanche ci sono dall'inizio come invece io e come tanti altri, ma loro ne sanno di più chiaramente. Io sogno un mondo di Fortnite dove mi butto a pinnacoli, atterro sulla casa più alta di pinnacoli, mi metto a ballare e tutta la gente viene con me a ballare, in modo da fare un conglomerato di tutta la gente che è andata a pinnacoli, che balla sulla cima dell'edificio per fare un festino abusivo direttamente lì. E non invece quello che succede, che se ti metti a ballare sulla cima della casa più alta di pinnacoli arriva una fottutissima skin del calciatrice a spararti con una cecchinata e a continuare la sua partita da pro player con la risoluzione strecciata. Proprio no, questo non è divertente, non penso proprio.